carissimo, cari amici, oggi scopriremo un po' i miei segreti di vitale importanza, piccoli particolari, il fatto di vivere la vita. Adesso ho fatto gli stazioni video, domenica ne ho fatti altri, oggi appunto vedremo le situazioni. Sono qui a questa fantastica fontana e il video abbia inizio, cari amici, guardate. Benissimo, cari amici, stando attenti a non finire ovviamente nel laghetto e comunque ben coperti perché è mattina presto e mi trovo a Bustarcisco, in provincia di Varese, perché praticamente voglio ricambiare un po' tutto ciò che di buono ho avuto in questi anni. E quindi mi trovo a Bustarcisco. Oggi è il 20 di febbraio 2019, è un mercoledì, e mi trovo in questo giardino via Ugo Foscolo, appunto Bustarcisco, e c'è questa bella fontana. Ovviamente nelle prossime ore qua ci sarà un sacco di gente, perché è proprio zona centrale di Bustarcisco. Però al momento, a parte i ragazzi della scuola che marinano la scuola, però è tranquillo in questo senso. E così approfittiamo di questa bella fontana per fare questo video. Ma benissimo, benissimo che sia così. Fa freddo, ok, è febbraio, appunto il 20 febbraio 2019. Da naturalmente Gennaro Giannini, ovviamente. E volevo oggi parlarvi di un aspetto particolare di ciò che faccio nella mia vita. La positività deve avere un perché, certamente. Essere positivi verso la vita, guardare al futuro, ci deve essere un perché. Allora, questo perché nella vita sia comunque un aiuto. Un aiuto, io la vita l'ho vissuta in maniera spirituale, quindi la mia vita è più un discorso di fede che un discorso prettamente materiale. Ecco perché poi mi vedete spesso e volentieri vicino a luoghi d'acqua, così l'acqua comunque richiama la vita, e allora mi ci trovo bene a fare il video vicino all'acqua. C'è sempre un perché, una ragione a tutte le cose. E questi aiuti particolari li ho avuti in questi anni anche da San Leone Guerriero Marte. Noi gli esempi li abbiamo dagli altri. Allora, in questo caso, questo santo ai tempi dei pagani, quindi parliamo dei primi tre secoli del cristianesimo, 2000 anni fa Gesù e poi i primi tre secoli del cristianesimo, i cristiani venivano perseguitati. San Leone, quindi Leone era un guerriero della Roma antica, cittadino romano, si converte al cristianesimo e per questa ragione, per questo motivo, gli viene tagliata la testa. San Leone evidentemente era dell'est, era quindi un guerriero romano, però proveniente dall'est, dal Peloponneso, dalle zone, e quindi quando c'è stata poi la crociata di Costantinopoli, perché? Perché erano diventati ariani anche a Costantinopoli, sì, del vescovo Ario, quindi nei primi secoli, e nel Medioevo, quindi, insomma, tutta quella zona. E
così noi possiamo oggi San Leone traslato nelle catacombe di Roma e successivamente portato a Samarate. Samarate è qui vicino a Bussarsizio, sempre in provincia di Varese. Ed è un felicissimo esempio per chi vuole vivere la vita, cioè una persona che non ha detto di no a Gesù. Ecco, allora noi viviamo per qualcosa. Se non abbiamo basi nel mondo materiale, ma perché averle? Perché tutto ha un senso. Qua se questa fontana non viene alimentata, non viene mica su la bella fontana, non viene su niente. Quindi ogni cosa ha un tempo. Allora se noi ci doniamo al materialismo, alle cose materiali, noi avremo un tempo e poi tutto finirà. Mentre invece se ci doniamo al mondo spirituale, le cose saranno per sempre, bellissime. Allora abbiamo degli esempi e questi esempi li troviamo anche in San Leone, guerriero martire, venerato a Samarate, in provincia di Varese. Cosa succede? Io mi trovo a Bussarsizio perché poi a Bussarsizio abbiamo la procura di questa zona. Perché? Perché San Leone le tengono spesso, purtroppo, velato dietro un sipario. Dietro un sipario rosso, che lo copre, lo vela. È vero che ci sono dei periodi che per adorare Gesù e la Sacra Famiglia, i santi, noi dobbiamo velare però gli altri santi perché per un rispetto a Gesù e alle funzioni religiose. In certi periodi. Ma in altri periodi non si conta questa velatura. Purtroppo San Leone, a Samarate, viene troppo spesso velato, viene coperto, rendendo impossibile questa nostra comunione dei santi, no? Perché noi andiamo a pregare, però vorremmo possibilmente anche vedere. L'esempio, e quindi l'esempio di vita, noi abbiamo una vita che per certi versi è stata difficile. Io ho avuto amici, così che succede nella vita. Due compagni di classe, uno è finito per leucemia, e io lo tengo come anche lui l'angelo custode. Un altro addirittura, non facendosi lasciare i propri per badare al prossimo, si andò nell'ex Jugoslavia quando c'era la guerra, sapete la guerra nei Balcani, andò col suo professore di scuola. Loro presero e andarono perché bisognava aiutare la popolazione, hanno aiutato tante famiglie in difficoltà, tanti bambini orfani. Però cosa è successo? Questo mio amico, quando tornò, lui stesse talmente male che ebbe una crisi di vita. Ed era giovanissimo. Purtroppo, cose della vita. Allora, dobbiamo riscoprire il valore della vita. Se noi ci manteniamo in un mondo materiale, purtroppo non lo scopriremo mai. E c'è questo stacchetto su San Leone. È un po' come vedere Padre Pio. Del 17 febbraio 2019, Gennaro Giannini, e siamo qui alla cappella della chiesa di Samarate dedicata a San Leone, guerriero martire, che appunto ai tempi dei pagani si era convertito al cristianesimo, era un guerriero della Roma antica e per questo gli fu tagliata la testa.
La cappella, come sempre, appunto, quella 17 di febbraio 2019, la cappella, come al solito, risulta chiusa. Adesso, finita la messa, chiudono le luci, ma riusciamo a vedere. Come al solito, la cappella rimane velata. Naturalmente qui abbiamo il candeliere, il candelabro per le candele, benissimo, ma almeno da qui potremmo pregare. Invece la cappella rimane col velo davanti al santo, ormai in maniera come se fosse quasi definitiva, no? La chiesa che si libera dei suoi santi, invece no. Ebbene, cari amici da Samarate, Gennaro Gelmini, al 17 febbraio 2019, è una domenica, quindi San Leone avrebbe potuto rimanere aperto alla devozione e non velato. Al 17. Tornando a noi, cari amici, quindi dopo la messa del 17 febbraio 2019, domenica scorsa, adesso al 20 febbraio 2019, mercoledì. E qui da Busto Arsizio, Gennaro Gelmini, domenica eravamo a Samarate e continuiamo dubitamente in questo video. Perché? Perché poi naturalmente analizzando con i miei studi San Leone mi è stato molto vicino. Io addirittura sono andato a fare anche dei viaggi in Russia negli anni addietro, e negli anni addietro appunto in questi viaggi mi spingevo fino alle zone delle campagne siberiane senza nessun pensiero. Com'era possibile? Viaggiavo in treno, andavo in posti lontani, eppure riuscivo a comunicare. Ho dato più di 3600 scritti in russo sulla divulgazione anche di Nibiru. Guarda caso, ogni 3600 anni questo pianeta coinvolge il sistema solare. Da lume di Oort, sempre nella Via Lattea, arriva verso il sistema solare, praticamente col suo transito, col suo influsso gravitazionale, sconvolge il clima, sconvolge ciò che è il mondo, la Terra. Il transito è atteso appunto in questo periodo, 2019. Allora il punto qual è? Che calcolando l'influsso gravitazionale è sempre più grande, ma in maniera, diciamo, portata avanti gradualmente. Invece però durante le crisi avvengono circa 2 settimane e mezzo che c'è una diminuzione nei terremoti, nelle alluvioni, però con dei picchi tra una crisi e l'altra, no? E abbiamo avuto le crisi di sole al 6 di gennaio 2019, le crisi di luna nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2019. Non si era calcolato, visto
un'eclissi di Saturno, rarissima, c'è la Luna, diventa, quando è Luna nuova, va avanti Saturno e copre alla visione del pianeta Saturno dalla Terra, dal pianeta Terra. E c'è stata questa eclissi di Saturno nella notte tra il 2 e il 3 di febbraio 2019. Gli effetti appunto si vedono 18-19 giorni dopo e diciamo attorno al 23 febbraio 2019. Quindi abbiamo aumento terremoti, eruzioni vulcaniche, anche onde anomale, queste situazioni. E tendo a precisare semplicemente perché appunto 23 febbraio 2019 sta proprio in questo studio. Allora io ho detto, benissimo, San Leone mi ha aiutato tantissimo. C'è tutto questo che mi ha aiutato, cioè, cosa? Qualcosa di oltre, come anche Ophelia. Ophelia è una bambina di 9 anni, che finì nel secolo scorso, 1900, ormai 30 anni fa, a Milano, e la segnai e lei mi aiutò veramente, la sede grande. Quindi abbiamo San Leone, Ophelia. Quando anche mi aiutò San Leone, questi viaggi in Russia, quando mi aiutò Ophelia, andai poi a Trieste, lì imparai molto, imparai a muovermi anche, sapermi muovere, e Roma, io addirittura per come divulgavo appunto il Nibiru, il flusso gravitazionale sulla Terra, era addirittura ai tempi più facile per me divulgare in Russia che non a Roma. Incredibile, ma vero. Però sono riuscito. Ho girato un sacco di procure, adesso tornerò a Bussalcizio, però vado prima in comune, in municipio, poi in procura, perché gli orari sono... non è una procura con degli orari di una grande città, è una procura con gli orari di una piccola città. Benissimo, però. È importante questo, quindi prospettando giustamente di uno studio che porto avanti, grazie anche se non mi sono mai messo quindi in una situazione tremenda grazie a un discorso di fede, allora se i santi aiutano, adesso se si può dare questo aiuto ai santi per questo discorso della velatura, perché diamolo adesso, perché non darlo adesso? Diamolo adesso questo aiuto. Perché? Perché il mondo è in cambiamento. Allora il cambiamento del mondo fa sì che noi possiamo dire agli altri, benissimo, i santi ci hanno aiutato, però il mondo cambia e dobbiamo dare offerte ai santi, quindi che cosa? A farli poter pregare tutto. Si è tolto questa situazione. Tanti santi vengono velati, tante situazioni, le salme, le spoglie sante, sacre, sante. Talvolta non possiamo avere un contatto visivo, vengono velati. È importantissimo. Allora nel discorso così ci stava. Allora discorso sulla sismicità, attorno al 23 febbraio 2019, sul discorso sull'aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche, quindi anche tsunami, onde anomale, queste situazioni, attorno al 23 febbraio 2019, legato al discorso istanti, perché istanti ci aiutano per forza.